Buonasera a tutti, benvenuti a questo ultimo incontro dei quattro programmati sull'enciclica Carità e Verità. Questa sera, come vedete, abbiamo un ospite importante che è Marco Lucchini, che è il direttore generale del Banco Alimentare. Dovevamo avere anche un imprenditore, Bernardi, che è Vigilio Bernardi, che è un imprenditore, un manager di un'azienda italiana, di un'azienda svizzera che opera in Italia sul mercato dell'energia e purtroppo non è potuto venire, ha avuto un inconveniente di salute, è stato ricoverato e quindi vogliamo l'occasione di fare gli auguri di pronta guarigione. Moderare questo incontro con due personaggi, con due personalità, diciamo, del mercato, sarebbe stato veramente una cosa molto interessante, ma dovremmo caricare sulle spalle del nostro amico Lucchini la maggior parte del lavoro che questa sera dedicheremo. Allora, dicevamo che Lucchini è il direttore generale del Banco Alimentare. Il Banco Alimentare è un'organizzazione che ha 98 dipendenti, 1.262 volontari, 60 mezzi di trasporto, 31.961 metri quadri di magazzini, 12.460 metri cubi di celle, 204 macchinari. Dottor Lucchini, il Banco Alimentare assomiglia ad una grossa organizzazione industriale, ce ne vuole parlare? Per la voce, ma sono io come molti credo stati colpiti da questo raffreddore di quasi inizio primavera e quindi la voce non è proprio massima. E poi grazie per l'invito e niente, però io suggerirei, anch'io mi unisco agli auguri per Virginia Bernardi che appunto ho saputo che ha avuto il vostro nome, no? Eventualmente piuttosto che caricarmi tutto su di me potremmo magari anche ospitare domande al pubblico, così io facciamo uno spazio di dibattito che anche almeno a me non mi piaceva. Qualche volta la domanda. Allora, mentre leggevo i numeri quasi mi impressionavo io di questo, cioè che diceva veramente questo banco. E posso dire che è questo perché quei numeri li dati io, quindi direi che posso, oltre ai numeri che do normalmente, ma quelli li ho dati io e quindi vi garantisco che quei numeri. Forse l'unico dato che non ha letto è stato quello che abbiamo raccolto nel 2009 e che poi abbiamo distribuito, così che per chiarezza di tutti, perché scusate che il Banco Alimentare non sia abbastanza noto e famoso in Italia, però vale la pena sempre di dire esattamente cosa facciamo. Noi recuperiamo tutti quei prodotti alimentari che il mercato adesso sottolineo una parola che poi riprenderemo dopo, che il mercato non è in grado di vendere perché la domanda e l'offerta non si incontrano e che quindi secondo le regole del mercato dovrebbe essere eliminato, tolto per far sì che appunto si riequilibri il punto di incontro tra domanda e offerta e sottisfi sia per la produzione che poi la vendita. Dicevo, tutto questo ben di Dio, chiamiamolo così, che dovrebbe essere eliminato o che per anni è stato eliminato, noi lo recuperiamo perché è ancora perfettamente commestibile, questa è l'altra caratteristica, e lo distribuiamo a chi svolge un'azione quotidiana di aiuto alle persone, uso un termine generico, poi in un caso mai approfondiamo cosa vuol dire, le persone più povere in Italia. Tradotto in numeri cosa vuol dire? Vuol dire che noi nel 2009 abbiamo recuperato 66.000 tonnellate di alimenti e li abbiamo distribuite a circa 8.500 associazioni che operano in Italia, le quali assistono quotidianamente, settimanalmente, ma comunque hanno
come compito di accogliere il bisogno di circa 1,5 milioni di persone. Lo facciamo attraverso quella struttura che prima detto prima, sono 21 magazzini in tutta Italia, più una sede centrale della fondazione che coordina l'attività di tutte queste sedi. In Emilia Romagna la sede principale è a Imola, che serve tutta la regione. Allora, cosa siamo noi? Se dovessi ridurre la nostra attività a quello che è l'operatività, la definirei un'attività tipicamente di logistica. Abbiamo magazzini, automezzi, carri elevatori, celle frigorifere, furgoni, camion, cioè abbiamo scaffali, quindi il nostro scopo è riempire i magazzini la mattina, adesso dico per dare un'immagine, per svoltarli alla sera. Infatti proprio questa mattina ho accompagnato una persona che voleva vedere cos'era l'esperienza del banco e dato che capita spesso di fare questo, partiamo proprio dalle bocche dove arrivano i camion, i tir, che si appoggiano sulla barra, scaricano la roba e poi facciamo tutto il percorso per fargli vedere poi alla fine dall'altra parte del magazzino invece i furgoni delle associazioni che sono in fila e che caricano poi per portare via ciascuno quello che gli spetta. Quindi per chiarire a tutti quello che è l'attività del banco alimentare è questo. Come è stata definita invece in termini economici è un'impresa sociale che diventa un fattore di correzione a quello che anche una legge così fondamentale per la vita dell'uomo, che è la legge della domanda e dell'offerta, comunque avendo anche lei un limite, come tutte le attività umane hanno dei limiti, anche la legge della domanda e dell'offerta, che è così fondamentale, che condiziona tutte le nostre giornate, tutte le nostre scelte, ecco, aveva questo difetto, attraverso l'esperienza del banco alimentare, si apporta una correzione tale per cui quel bene che è stato concepito fin dall'inizio, cioè quando è stato seminato, quando si è allevato quel tipo di animale, insomma, che volete, è stato concepito con lo scopo, cioè quello di nutrire la persona, possa arrivare a compimento e non interrompersi ed essere messo sotto terra, distrutto, fatto quello che volete voi, comunque interrompere la ragione per cui qualcuno ha impiegato energie, risorse, tempo, fatica per poter soddisfare un bisogno fondamentale dell'uomo, cioè quello di nutrirsi. Quindi il nostro scopo, la nostra operatività, come vi ho detto prima, il nostro scopo è quello di servire tutti quei tentativi, quindi in maniera sussidiaria, tutti quei tentativi di aiuto, di accoglienza, di permettere, come dire, che chi è nello stato di bisogno, chi è in povertà, chi ha malattie, chi è anziano, chi oramai ad esempio ultimamente la situazione delle separazioni, delle famiglie disastrate è un elemento fortissimo di povertà, ecco, tutti coloro che però hanno, come dire, la possibilità e la forza di chiedere una mano o di essere incontrati possono trovare, come dire, un punto di ripartenza, una speranza per ricominciare la vita che magari si è parzialmente interrotta o di vivere anche con il tempo che gli rimane o nelle condizioni più è nel modo più dignitoso possibile. Quindi la nostra attività è quella di essere sussidiati nell'aspetto alimentare, che però è l'aspetto principale, che come dire, tutto dobbiamo mangiare, ancora di più chi è povero, è il punto di accoglienza più semplice che le organizzazioni hanno. Incontrare la soluzione di bisogno, il primo bisogno è quello che viene manifestato, quello alimentare.